Amici nerazzurri, ben ritrovati all'angolo dell'Ister. Signori miei, andiamo a parlare anche oggi di calciomercato perché stanno spuntando dei nomi nuovi che ho sempre letto ovviamente da tuttomercatoweb.com. Adesso si sta dicendo che Rudiger ed Albert, il terzino sinistro del Nice, che quest'anno ha disputato un campionato, non lui in particolare, ma il Nice in generale, molto buono, essendo arrivato credo terzo in Ligue 1, quindi accedendo alla Champions League, o addirittura secondo, comunque adesso non mi ricordo. Comunque ha fatto un eccellente campionato in generale, però stanno circolando una miriade di nomi, ragazzi, che su Rudiger io ho i miei dubbi come giocatore, perché comunque, ve l'ho già spiegato, secondo me non ha fatto quel grande salto di qualità per poterlo considerare un grandissimo difensore da grande squadra. Non mi convince appieno, non mi convince appieno neanche ad Alberto. Adesso è facile buttare un pochettino merda su tutti i nomi che si stanno facendo, scusate la volgarità, ma però purtroppo è così, anche perché quando vai a cercare un terzino, e cioè prendi in considerazione un terzino che gioca nella Ligue 1, io poi non so quanto possa essere disciplinato tatticamente, a livello tattico, diciamo, perché comunque è uno di quei terzini brasiliani che spingono magari tanto, che hanno anche i piedi buoni, perché comunque io non lo metto in dubbio, però che magari non è ancora maturo a livello di poter arrivare in un Inter, cioè per dire giocatori già fatti e finiti, sono già tipo Alexandro della Juventus che è brasiliano, Marcelo, sono quelli lì. I brasiliani già finiti, cioè io di giocatori di questo tipo qua non mi andrei a fidare troppo. Dovrebbe essere abbastanza giovane comunque, Dalbert o Dalbert, non so come si pronunci, ecco. Però ripeto, non è una scelta insieme come quella di Rudiger che mi convince appieno. Le cifre sono che l'Inter offre circa 25-30 milioni, se non erro, per Rudiger, però la Roma addirittura ne chiede 40, se non di più, quindi adesso siamo un pochettino lontani, abbastanza lontani dalle pretese romaniste, però ripeto, secondo me 30 milioni per Rudiger sono già una follia, sono già un numero spropositato, come sono tanti, diciamo, anche gli si offre un quinquennale da 3 milioni, però quello è un altro discorso. Le cifre per D'Alberto adesso, bene o male, non so quali siano, perché sta circolando l'idea di prendere questo terzino che a quanto pare si sta sempre più facendo solida e concreta. Sono questi qui i due nomi principali in ballo, e poi si parla anche di Perisic, ovviamente, perché adesso Perisic è al centro del mercato per far fruttare, per insomma, rientrare nel fair play finanziario entro il 30 di giugno. Il Manchester United offre 40 milioni, ha un accordo con il giocatore a quanto pare per offrirgli 7-7 milioni e mezzo di contratto all'anno. Dovrebbero avergli offerto, adesso non so se un biennale o un triennale, però 7 milioni e mezzo all'anno non sono pochi. E essendoci l'accordo con il giocatore, in linea di massima può darsi che poi alla fine Perisic venga spinto proprio nella pista United, però c'è anche da considerare l'opzione PSG, che adesso dovrebbe venire, il DS del PSG dovrebbe venire a Milano settimana prossima, se non era lunedì addirittura, per poter parlare di Perisic. Quindi ci sono PSG e United sull'esterno croato. È chiaro che proprio l'Inter, l'ho ripetuto più volte, cioè facendo una cessione del genere, giocando sia col 4-2-3-1 che col 4-3-3, deve rimpiazzare l'ala sinistra, e quindi dopo i nomi che salteranno fuori non li so. Si parlava anche di Driussi, ragazzi, io ho visto qualche video di questo giocatore che comunque milita nel campionato argentino. Sì, può essere anche lui una buonissima punta, ma è un giocatore di prospettiva, un giocatore che sì, si sta a prendere questi nomi qua, ma già lui, essendo un giocatore di prospettiva, posso già dire, vabbè, ci può stare, magari poi viene in Italia e va in prestito, e questo mi sta anche bene. Poi si è fatto anche il nome di Alan Ruiz, che è un centrocampista che anche lui, credo argentino, giocava prima anch'egli in Argentina, poi già questa stagione qui dovrebbe averla, sì, l'ha fatta allo Sporting Lisbona, un centrocampista dello Sporting Lisbona, che sembra molto buono fisicamente, con una buonissima tecnica, ma l'Inter, ragazzi, ha bisogno di giocatori già finiti, perché se questi nomi che stanno circolando sono nomi di contorno, nomi per essere cresciuti, per farli crescere poi in prestito, o comunque Spalletti è sempre stato bravo nel gestire anche i giocatori, mi viene in mente l'ultimo Emerson, mi vengono in mente altri giovani appunto che ha gestito alla Roma, facendogli fare magari un pochettino il turnover, facendogli entrare a partite in corso quando si vinceva, cioè li ha saputi gestire magari, e li ha saputi anche far crescere non di poco. Però io ripeto, ragazzi, che
Questi che stiamo cercando spero che siano per lo più nomi di contorno, nomi di giocatori da far crescere in prospettiva, perché l'Inter ha bisogno di nomi un pochettino più. E poi c'è sempre da considerare il fatto che magari Sabattini sta lavorando zitto zitto, cacchio cacchio, su nomi più pesanti. Quindi adesso magari, no, magari niente, è un grande vantaggio se fosse così, perché le altre non scoprirebbero le strategie di mercato dell'Inter e quindi potremmo muoverci un molto meglio, non un pochettino meglio, molto meglio. 2 anni fa si facevano i nomi di tutti, Mbula e qui su e giù. Quest'estate qua mi ricorda molto quella di 2 anni fa, a parti invertite, perché mi pare che vabbè, il Milan non giocasse proprio le coppe europee, e anche egli fece un gran mercato, spese molto per Bacca, Bertolacci, tutti quei giocatori lì, e l'Inter ha speso molto su richieste di Mancini, e quell'anno lì invece si giocava l'Europa League. Quindi a parti invertite, però bene o male, mi ricorda 2 anni fa quando esordii col canale con i video del calciomercato, c'ho dei ricordi bellissimi. Comunque ragazzi, sono iniziate le ferie oggi, finalmente vado in ferie, settimana prossima sarò a Milano, spero di andarci o lunedì o martedì. Lunedì vado a chiudere con il DS del PSG personalmente, mi vedrete lì a fare le interviste, no, non è vero, però spero di riuscire a fare un video simpatico magari, o solo io o io con qualche altro tifoso nerazzurro. Chissà, potrebbe venire una cosa molto simpatica. Comunque, lunedì o martedì ho intenzione di andare a Milano, assolutamente. Come sempre, ragazzi, ditemi la vostra nei commenti se ne sapete qualche cosina in più sul mercato, ditemi la vostra opinione, seguitemi sui social network, iscrivetevi ovviamente al canale perché stiamo andando veramente bene, vi date un supporto della Madonna proprio. E seguitemi anche sui social network. Ci vediamo in un prossimo video, sempre Forza Inter.